Sono Carlo Spinoso, ex fotografo professionista, ho lavorato per un po' di anni a Milano nel campo della moda. La mia fotografia parla totalmente di me, delle mie ispirazioni, di quello che mi ha ispirato nella mia vita, di quello che ho voluto fare, e quindi sì, la mia fotografia parla soprattutto di me. E io credo che in ogni tipologia di foto che faccio c'è una parte della mia vita. Se guardiamo il mio bianco e nero, per esempio, il mio bianco e nero è molto morale, quindi lo si vede dai contrasti e dall'uso delle ombre e delle poche luci, proprio il mio umore del momento, quindi lo vedi proprio dal mio bianco e nero se è stato creato in una giornata in cui sono sereno o sono altamente alterato o devo farlo solamente per spegnere il cervello, come anche nei miei scatti cinematografici. Lo vedi molto a livello compositivo il mio progresso di aver visto tanti film e di apprezzare tantissimo le foto in notturna. Credo che anche nei ritratti io tendenzialmente lavoro molto sul soggetto che sto fotografando, è sempre un po' un autoritratto, perché comunque è la mia visione del soggetto che si mette in gioco a farsi fotografare da me. Credo che le fotografie realmente importanti, quelle che ti hanno segnato, comunque quelle che hanno un senso, meritano di essere stampate, perché io sono convinto che prima o poi i flussi digitali verranno persi. Quindi le fotografie, non sempre quelle più belle, ma quelle con cui sono più legato, perché c'è un discorso emotivo dietro, tendenzialmente io le stampo, oppure ci faccio dei pannelli, cioè comunque mi piace proprio la materialità della fotografia. Se parliamo di servizio fotografico come ritratto, sicuramente un grande valore umano, perché comunque io cerco sempre di creare la fotografia ad hoc per il soggetto che ho di fronte. Io sì, si può dire che ho uno stile, ma il mio stile cambia totalmente in base al soggetto che ho di fronte. Non ho una preimpostazione ad hoc. Io tendenzialmente, quando vado a fotografare un soggetto, non voglio sapere come, che luce c'è, che ambientazione mi trovo, che situazione trovo. Io mi adatto alla situazione, al momento, anche perché io potrei scattare anche dopo 5 minuti come dopo 2 ore. Dipende da tanti fattori, c'è tanto lavoro umano dietro. Beh, è molto divertente, soprattutto all'inizio, soprattutto se non ho mai scattato con questa persona, anche se per fortuna negli anni ormai la gente sa che cosa cerco, quindi non arrivano mai, negli ultimi anni non mi sono mai trovato gente impreparata, nel senso che non sapeva dove andare incontro. Ma tendenzialmente all'inizio io ho davanti comunque una modella, se stiamo parlando di modelle, una modella che tendenzialmente per sua abitudine cercherà di posare, ed è molto divertente ed è molto interessante vedere evolversi di questa cosa, cioè che inizia a posare e poi piano piano sempre di più lasciarsi andare, da modella comincia a fotografare e a vedere l'essere umano che c'è dietro la sua maschera. Io ho iniziato a fare street proprio per sfogarmi. Ho iniziato a farlo già a Milano, quando non mi piaceva la fotografia di moda che facevo, io non vedevo l'ora di uscire dallo studio per scattare in modo anche casuale la gente in strada, perché mi serve proprio per scaricarmi. E adesso lo faccio proprio soprattutto quando un set con una persona che io ho scattato è arrivato molto a livello emotivo, vedendo che io sono molto empatico, anche perché comunque è un ragionamento che bisogna anche fare questo, cioè tendenzialmente il soggetto non si aprirà mai se davanti non c'è una persona abbastanza decettiva da volere realmente ascoltarla. Il mio street potrebbe essere o banale o semplice, oggi con viste da una persona del 2020,
potrebbero avere un interesse viste, non so, da qualcuno nel 2040, nel 2050, nel 2060, perché secondo me nello street è molto interessante raccontare proprio il momento in cui proprio metti un tempo, metti un bagaglio culturale del momento, cioè cerchi proprio di mettere un paletto che racconta esattamente quell'anno in cui l'hai fatto. Il bianco e nero è emotivo, puramente emotivo. Il bianco e nero che molti purtroppo nell'epoca digitale considerano che sia il più semplice. In realtà no, perché il bianco e nero è una cosa, un buon bianco e nero è una cosa veramente difficile da fare. Ma a parte quello, il bianco e nero è veramente umorale. Cioè toglie tutto il colore e rimane solamente la sostanza. Perché tu col colore ci puoi giocare. Anch'io ci gioco spessissimo, soprattutto nei miei scatti notturni, perché voglio accentuare un giallo, voglio accentuare un rosso, voglio accentuare determinati colori della città. Però il bianco e il nero, togliendo il colore, rimane solamente la sostanza reale della fotografia. Toglie tutta il fattore di disturbo. Rimane solamente un gioco tra luce e ombra, cioè solo, è lì che il fotografo è bravo a cogliere proprio tra i contrasti tra luce e ombra, esattamente lì il punto che vuoi raccontare. Col colore è facile. L'idea dei seminari è nata perché purtroppo da quando esistono i social, e lo dico con rammarico perché comunque, tra virgolette, quando io ero a Milano era facile fare il fotografo, eravamo in così pochi, cioè nel senso, ora siamo bulimici di immagini, tra macchine fotografiche entry level, professionali, non professionali, cellulari, siamo bulimici dell'immagine e sempre di più siamo così bulimici della voglia di fare immagine che tendenzialmente c'è sempre meno voglia di mettersi in gioco o sempre meno voglia di raccontarsi attraverso lo scatto. La tecnologia ha portato a un impiattimento del concetto fotografico, stanno spuntando sempre più cloni di cloni di cloni di cloni, ma sempre meno fotografie autoriali, cioè fotografie che parlano non a livello fotografico in sé, ma parlano dell'autore che ha fatto la fotografia. Quindi l'idea mia dei seminari è fare andare queste persone che sono soprattutto nate con il digitale a un livello superiore, cioè a concepire la fotografia non solo come puro estetismo, ma cercare di metterci realmente del loro nella fotografia che fanno. Quindi di prendere le regole che l'hanno imparate per migliorare a livello fotografico, accantonarle momentaneamente e andare d'istinto, di puro istinto e andare nel cercare non solo l'estetica, ma cercare proprio il senso della fotografia, perché non esiste una fotografia sbagliata se ha un senso. Dobbiamo perdere l'idea della fotografia bella o brutta. Cioè, la fotografia, secondo me, il vero senso della fotografia è che sia utile o non utile. E come utile non parlo solo a livello economico, Utile nel senso che ti ha lasciato qualcosa, ti ha lasciato qualcosa al soggetto che hai ritratto. Nei seminari, per esempio, si scatta veramente poco, cioè si parla veramente tanto, ma si scatta pochissimo. Si fa molto più un lavoro interiore, sia verso di noi e sia verso il soggetto che si va a fotografare, che molto spesso è semplicemente lo strumento per raccontare noi stessi. Perché, ripeto, nel ritratto noi guardiamo sempre in parte noi stessi. Ogni ritratto è un autoritratto, quindi bisogna prima lavorare su se stessi e poi sfruttare eventualmente il soggetto per raccontarsi. Io l'unico modo che ho per trasmettere questa cosa è proprio la passione che ci metto dentro. Allora, se devo pensare a qualcuno di nuovo che si deve avvicinare a me, no, meglio che stia a distanza da me, nel senso che sono una persona complicata, sono una persona per tornare al bianco e nero, poco grigio.
Cioè, per me esiste solo il bianco o il nero. Tanti miei amici hanno sempre detto e hanno ragione che a me mi conosci nei primi 10 minuti che mi conosci, o mi odi o mi ami, non hai possibilità. Se si vuole entrare, tra virgolette, nel mio mondo, e nel mio mondo parlo non solo a livello fotografico, ma anche quello dei seminari, comunque di amicizia fotografica, io sono molto schietto su una cosa: se tu mi fai perdere tempo, io chiudo. Se tu sei una persona che vuole apprendere, vuole conoscere, vuole mettersi in gioco, io non ho nessun dato segreto, non ho nessuna informazione segreta, non ho nessuna misteriosa magia per le fotografie. Se tu vuoi imparare, io ti darò il mondo.